La storia siamo noi, nessuno si sente offeso. Siamo noi, questo prato di aglio. C'è stata una partecipazione, una risposta popolare davvero importante e significativa. La Regione Lazio si è immediatamente occupata della ripulitura e del ripristino corretto della targa che ricorda i martiri di Pietralata, che il 23 ottobre del 1943 è stata teatro della prima strage di civili a Roma durante l'occupazione nazifascista. È un valore simbolico la presenza in un quartiere popolare, in questo contesto, in questa condizione, che è in grado di dare una risposta sociale, politica, culturale alla violenza fascista. E l'anniversario che ricorda Antonio Gramsci, il fondatore del Partito Comunista, dà una significativa rilevanza a questa manifestazione, e l'Associazione Nazionale dei Partigiani di Roma è stata fiera di presenziare e incontrare il popolo di Pietralata. Che diversi morti che stanno sulla lapide erano di Pietralata, pertanto rappresenta i cittadini che erano di Pietralata. Poi la lapide rappresenta l'antifascismo che c'è stato sempre nel nostro quartiere. I tempi sono cambiati, però come vediamo anche da questa manifestazione che è stata improvvisa, la partecipazione della gente ancora c'è sta. Dopo guerra Pietralata è una delle quei borgate che stanno sulla Tiburtina, come Tiburtino Terzo, San Basilio, Ponte Mammolo, che sono stati sempre impegnati sulle lotte, sul sociale, per far costruire scuole, asili nido, strade, cercando il lavoro. I quartieri popolari sono questi, sono stati sempre questi, e le lotte sono state sempre queste qua. Ricordo, è vero che i tempi sono cambiati, però ancora su questi quartieri esiste un tessuto sia sociale che antifascista, perché queste borgate l'hanno subito sulla propria pelle, perché non si scordiamo che queste borgate sono nate dall'impero fascista che ha sventrato Roma e ha portato tutti questi abitanti, li ha portati dentro a questi quartieri dormitori. Prima addirittura c'erano i casupoli, le casette, ancora si chiamavano le casette da 7 lire. E da là poi sono iniziate tutte le lotte da parte dei cittadini. Ancora oggi c'è sta dentro di ognuno di noi questo senso democratico e di lotta. Thank you.